veniva usato un po' come una panacea, no? Come se fosse stato l'alcol. Poteva servire per disinfettarsi dalle punture di una vespa, di uno scorpione, di una biscia, che poi tutti scambiano le bisce per vipere, esiste solo la vipera, no? Il 90% sono serpentelli innocui, soffiano, mordono, fanno quello che volete, ma non hanno veleno. E quindi la gente credendo, ah, aspetta, mettiamoci sopra questo, mettevano e poi non avevano nessuna forma di malessere, se vogliamo. E quindi loro attribuivano al potere del balsamico di quell'aceto, attribuivano proprietà che in realtà non aveva. Serviva a lenire le doglie del parto, ma era una cosa molto relativa. Ecco, c'è donna che le sente di più, donna che le sente di meno. All'epoca c'era chi faceva uso di decotti, altre persone no. Quindi poteva essere che in un caso uno avesse avuto un beneficio da un altro trattamento, pur avendo preso l'aceto balsamico, e da lì attribuiva questo prodotto, vedo una più uno, non so cosa voglia dire, a questo attribuiva virtù che il prodotto probabilmente non aveva. Comunque, era un grande vanto per le famiglie nobili nel Medioevo, gli este soprattutto, regalarle a loro pari. Non so, veniva un principe dalla Svizzera e questi gli regalavano l'aceto balsamico e la cosa aveva preso tanto spazio, tanti ne parlavano e così aveva acquisito anche fama. Signori si facevano precedere nei loro viaggi da dei doni, voi lo sapete. Bene. Tra queste famiglie della zona dell'Emilia c'era sempre almeno una botticella di aceto balsamico, diciamo adesso tradizionale, all'epoca era quello che era, e quindi come tale veniva sempre apprezzato grandemente. L'aceto balsamico che oggi utilizziamo tradizionale serve come crudo su tanti prodotti, soprattutto nelle insalate. Adesso c'è la moda anche della frutta sul parmigiano e così via. La frutta può essere una macedonia, può essere le fragole e così via. In cottura lo si adopera per apportare tanti profumi e sapori, però bisogna ricordarsi di non eccedere mai nella cottura, perché sennò svanisce tutto il suo profumo. Si aggiunge sempre verso la fine di questo periodo di cottura dei cibi, non all'inizio, non a metà, ma quando manca un minuto o due, basta, poi dovremo spegnere, a quel punto aggiungiamo l'aceto balsamico. Lo si fa cuocere pochissimo o niente, proprio perché mantenga la sua forza, il suo profumo, il suo vigore. E non si adopera mai per cuocere un aceto balsamico molto invecchiato, perché cambierebbe tutto, si modificherebbero tutti i suoi profumi. Si adopera sempre per la cottura un aceto balsamico tradizionale giovane, quindi abbiamo parlato di 10-12 anni, color aragosta con quello, color aragosta è l'etichetta, con quello reggiano, se no quelli più di gradazione più elevata, argento o oro, che erano quelle più pregiate, venivano utilizzate solo a crudo, non per cuocerlo, il prodotto. Il cibo. Come si produce? Vi ho detto, si fa questa bollitura, si mette il tutto in grosse damigiane perché sedimenti tutte le mucillagini che comunque durante la bollitura vengono schiumate con un ramaiolo, una reticella col manico, tutto ciò che viene a galla di solido, scusate, si leva. Acini, bucce schiacciate e così via. Quando il tutto è arrivato a una gradazione di dolcezza, perché si concentra, evapora acqua, quando è arrivato il tutto a una gradazione di dolcezza che noi riteniamo ottimale, basta, smettiamo la cottura. Durante tutta la notte, il giorno successivo, questo prodotto che ancora è mosto, viene lasciato a raffreddare, a sedimentare all'interno di questi recipienti. Quando è tutto freddo,
lo si ripone in damigiane di vetro. Si tolgono ancora mucillagini, corpi di fondo, e in queste damigiane, che vengono lasciate, vi dicevo, parzialmente scolme, cioè se la damigiana è da 60 litri, ne teniamo dentro 40 litri di aceto e un terzo, 20 litri, aria, perché il processo di acetificazione, come anche per l'aceto comune, viene fatto grazie all'aria. Ci deve essere aria, l'ossigeno dell'aria. Bene, a questo punto il prodotto può essere già considerato un aceto, ma non balsamico perché è stato solo nel vetro. E allora viene cominciato a mettere in recipienti di legno. Il più grande di questi recipienti, che lo conterrà il primo, si chiama badessa, come una madre badessa che è quella che comanda il convento. Questa badessa ha una capacità più grande delle altre, potrebbe essere 100, 150 litri, dipende da quello che si vuole. Vediamo se trovo un'immagine. Beh, qui c'è una serie, sono disegnate. Le vedete? Potete vedere, potete leggere. Sì, si vede. Questa qui, questa, la prima qui che vedete, è la badessa, la più grossa, vedete che ha una capacità più grande delle altre. In questa botte principale, sempre in parte scolma, cioè c'è sempre dentro dell'aria, in tutte queste, più grande o più piccola, c'è sempre aria. In questa principale, l'aceto sta per un tempo stabilito dal produttore, 2 anni, 3 anni, 5 anni, quello che vuole lui. Quando lui pensa che le condizioni di permanenza siano sufficienti, la sposta da questa botte, che può essere di castagno, di solito la prima botte, la badessa, è sempre in castagno, e la passa questa quantità nella seconda botte, lasciandone sempre uno spazio d'aria. Nella prima botte metterà del mosto fresco nuovo dell'anno in corso, capite? E così via nel tempo. Dopo 3-4 anni, da questa seconda botte si passerà alla terza, colmando la parte che abbiamo tolto con qualche altra quantità che arriva dalla badessa, che a sua volta sarà riempita. Le botti quindi alla fine saranno tutte riempite. Ma perché? Perché si fanno questi travasi. Sono tutti legni diversi. Può esserci appunto il castagno, il rovere, il ginepro, che dà dei sentori tipicamente resinosi, quindi forti. Bisogna rendersene conto e tenerne conto, perché sennò diventano troppo invasivi su quell'aceto. Il ciliegio, altri tipi di legno anche, no? Quindi il gelso. Quindi sono tutti legni che cambiano e sono diversi. In base a quello, vedete, questi sono 5 botti, è l'acetaia più piccola di solito. Sono un quantitativo minimo di botti che possono essere utilizzati per fare un aceto balsamico tradizionale. Quando siamo arrivati a un punto, ormai saranno passati 15-20 anni, dal primo momento che abbiamo preso questo aceto e l'abbiamo messo nella madre badessa, a quando è arrivato nel più piccolo dei recipienti, che di solito è sui 3-5 litri, non di più, possiamo spillare quell'aceto e metterlo nella bottiglietta di vetro se lo dobbiamo vendere, se no lo lasciamo lì per il nostro consumo ancora per chissà quanti anni. Una volta che è stato tolto dai legni, però, l'aceto non matura più, non può prendere profumi e aromi dal vetro, ok? Quindi, tutti questi rabocchi che si fanno e rincalzi avvengono in periodi precisi. Durante il periodo estivo, sotto l'effetto del grande caldo, l'aceto rimane nelle botti. Perché? Perché col caldo questo aceto abbia più forza estrattiva dal legno. Nel periodo invernale, col freddo, l'aceto viene travasato dall'uno all'altro.
e stando poi lì a sé matura col freddo e così via negli anni. Si fanno analisi, si fanno controlli e qui vedete, ecco, questa è una fase di produzione delle botti. Vedete che non vedo dalla mia. Riuscite a vedere? Ci sono dei bottai che fanno queste botti appositamente e sono molto costose, tutte con legni specifici diversi. È una cosa molto interessante andare a vedere questo museo, anche perché entrando si è già presi da questo grande profumo che si sente nell'aria ed è una cosa molto molto interessante. Vedete qua che ci sono delle bottigliette, queste sono di tempi passati. Già imbottigliato in vetro, vedete? C'è scritto aceto balsamico tradizionale di Spilamberto, provincia di Modena, verso Vignola, proprio nella pianura, dove il caldo è più forte. Va bene, questo è tutto. Direi che è sufficientemente spiegato, si fanno controlli, si assaggiano, esistono proprio sommelier dell'aceto balsamico e che fanno valutazioni sul sapore, sul profumo. Ogni anno viene eletta quella che è la migliore delle acetaie. Le botticelle, vedete? Qui ce n'è una serie, le vedete qui? Sì. Sono appoggiate in questa maniera, non sono verticali, sono appoggiate su un sostegno che si chiama calastra, che su queste sono appoggiate e sono messe orizzontali perché in alto, come quando si compra un'anguria, si fa inizialmente un tassello quadrato di 5-6 centimetri di lato, vedete, che poi viene ricoperto con uno zaffo, un pezzo di tessuto, come una garza di cotone, e su questo viene appoggiato lo stesso coperchio che è stato tagliato via da quella parte della botte, in modo tale che passi aria, ma non passino insetti. Questa garza, questo zaffo, come si chiama, questa garza impedisce, quella che vedete bianca, no? Impedisce l'entrata di insetti perché sennò sarebbero attratti da queste cose. Poi è come in un solaio, chi lo va a vedere? Non è che uno sia sempre lì. Anzi, i migliori sono destinati solo ed esclusivamente alla tenuta dell'acetaia. Non ci si tiene dentro appesi salami, anche se la zona lo consentirebbe, se vogliamo, il prosciutto, il lardo, la pancetta, perché porterebbero aromi sgraditi all'aceto. Solo aceto e pareti tinteggiate in bianco. Se vedete, vi faccio vedere, proprio perché è latte di calce, e la calce voi sapete che è un disinfettante, un energico disinfettante, quindi come tale non ci saranno insetti, bestioline o altro che possono andare a infestare. Dov'è che? Ecco, il copertino, non me lo ricordiamo. Vedete che è tutto bianco? Vedete che a volte sono di più di 5. La batteria che vedete qui è fatta di 8, 9, 10. Tenete conto che il valore è tale che i proprietari di queste batterie, qui siamo all'interno del museo, quindi nel solaio del museo, i proprietari di queste batterie sono società assicurative, banche, ma banche di nome, Unicredit, tanto per dire, in assicurazione, adesso io non mi ricordo i nomi, ma sono società che investono in questo e ci investono dei capitali, perché
perché questi rendono capitali. Se pensate, 100 ml, 70 euro. E non è poco, eh? È No, è una serie. tantissimo. Però è un prodotto che è eccezionale. Quello che voi vedete nei negozi, che è quello non tradizionale, lo rovesciate così, viene giù glu 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 glu, come se fosse acqua. Quando noi siamo andati a fare questa visita, ci sono stato a portare dei gruppi, no? 3-4 volte sono andato negli anni passati. Vi fanno assaggiare un aceto che ha 50-60 anni in una bottiglietta di vetro, capovolgendola, stenta ad uscire. Tanto è denso, sembra un miele quasi, no? Ha un profumo, un sapore agrodolce che non posso descrivervi, eccezionali. Bene, questo direi che è il tutto. Di più che cosa vi posso ancora dire? Il colore che acquisisce, perché è un colore marrone, abbastanza scuro, deriva da caramellizzazione che hanno gli zuccheri durante la fase iniziale di cottura. Quando si concentra il mosto a caldo, no? Gli zuccheri caramellizzano e poi il colore viene anche estratto dal legno delle varie botti nel tempo. Il prodotto si presenta di color bruno, denso, come se fosse un caffè quasi, ma denso proprio. Vediamo cos'altro vi posso dire. Qui vedete la serie, la sequenza dei travasi che vi viene spiegata, vedete? Dalla badessa, questa, si travasa nella più piccola ancora, poi ancora, poi ancora, questo in tempo di 10, 15, 20 anni, anche di più. Cosa vi ricorda questa metodica? Vi deve ricordare obbligatoriamente qualche cosa che abbiamo visto di recente. Non per l'aceto balsamico, ma per un'altra sostanza, un altro tipo di vino. Mi avete detto voi che l'abbiamo appena visto. Il Marsala. Anche lì c'è un metodo per produrre il Marsala vergine Soleras, il metodo Soleras, che è quello che prevede un primo versamento di questo vino, che però è un vino alcolico perché è stato addizionato di mosto cotto che ha innalzato il grado alcolico fino ad arrivare a 20 gradi circa, gradi alcolici, e quindi non fermenta più. A quel punto rimane in queste botti per un certo periodo di tempo. Dopo un certo periodo di tempo le passiamo allo strato superiore e così via. No, scusate, ho detto una bestiata, è proprio l'opposto. Si mette in alto il primo prodotto e in questa serie di botti in alto sta un certo periodo di tempo. Poi via via viene a scendere, a scendere, a scendere, fino ad arrivare a livello del suolo, dal quale si spilla e si mette in bottiglia. Questo è il metodo Soleras, perché arriva al suolo, dal quale si spilla il vino dalle botti, si chiamano pipe le botti del Marsala, e viene imbottigliato. In questa maniera acquisisce profumi, il legno è lo stesso, non è che cambi da strato a strato, però in questi travasi, in questi movimenti, il vino prende sempre aria, aria. Anche lì si deve ossidare, cioè maderizzare, diventare, come si dice, marsalato. Questo è il metodo per ottenere il vino Marsala col metodo Soleras. Quegli altri, il fine, quello che è, non si preparano così. Si lascia il vino nella botte per un periodo di almeno un anno e dopodiché si spilla e si mette in bottiglia. Se è un Marsala superiore, lo si passa in legno per almeno 2 anni.
di più non è vietato. Se è vergine, soleras che sia, deve starci almeno 5 anni. Per l'aceto balsamico tradizionale non c'è nessun limite di tempo. Sta tutto alla volontà del produttore valutare quanto tempo lo dovrà tenere lì per sua soddisfazione, per suo comodo, per suo profitto, perché è chiaro che più sta lì, poi più costerà. È chiaro? Chiaro. Io con questo avrei finito. Se voi avete domande, sono qui. Scusi, io mi sono, come si dice, collegata più tardi purtroppo Sì. e non ho capito, cioè non ho capito, non ho sentito che tipo di uve si Sì, usano si usano. per il fare. Questo aceto sono tutte uve tipiche della zona del Modenese o del Reggiano, ovvero Modena. Ah, i Lambruschi in tutto ecco, i il Lambruschi. Ah, ho Il capito. Per Lambrusco non è quello. solo di Modena, è di No, tutto il no. Lambrusco, lo fanno anche nel Mantovano, quindi non è una sola zona. Come tale, il Lambrusco cresce in tutte queste. C'è il Lambrusco di Sorbara, è il più scarico di colore. Le bucce sono meno ricche di, come si chiamano le sostanze che portano il colore nelle bucce? Panina. Come? Non ho capito. Antociani. Antociani Antociano. o antocianine o antociani. Oppure No, sì. leucoantociani, leucos, i leucociti, cosa sono nel sangue? I globuli bianchi. Bianchi, sì. Allora, nei vini bianchi abbiamo i leucoantociani nelle uve bianche, nelle uve rosse abbiamo le antocianine o antociani, che sono rossi. Quindi le uve rosse danno questo colore e tra le uve rosse non c'è solo una serie dei lambruschi, Salamino, di Santa Croce, del Reggiano, Marani, Marani è un tipo di Lambrusco, Lambrusco Maestri, sono uve, sono tutte uve, varietà di uve. Ce n'è un'altra che è molto tintoria, che si chiama Ancellotta 2L2T. Oltre a queste, altri tipi, dicevo prima, di altre uve più meno note, ma però anche queste utili coltivate, che sono la spargola e l'occhio di gatta. Vabbè, tanto per la cronaca, queste vengono tutte pigiate e lasciate a concentrarsi a fuoco durante tutta una notte, durante la quale il movimento che c'è di sobbollimento, eccetera, porta le parti solide, gli acini schiacciati, i vinaccioli, parti di graspi vengono eliminati, non vengono lasciati. Però quello che rimane viene schiumato via con una schiumarola, un ramaiolo, no? Quello che galleggia viene tolto e buttato, si toglie, si butta via e così via. Quando diciamo, la cottura è arrivata a un grado, perché si concentra il grado zuccherino, si allontana acqua come vapore, quando il grado zuccherino, che lo si controlla, è ritenuto ottimale, può arrivare fino a 30-35 gradi Babo, ricordate che cosa vi avevo detto? I gradi Babo si determinano con un apparecchio molto banale, un rifrattometro, portatile così. Il valore che si legge guardando dentro questo apparecchietto moltiplicato per 0,6 ci dà un valore potenziale di alcol nel vino futuro. Quindi inizialmente una gradazione normale sui 20 gradi Babo che corrisponderebbe a 12% di alcol più o meno. Più è alto questo valore, più saranno gli zuccheri. Se avremo un 30 gradi Babo, potremmo avere un vino 30 per 0,6, 18 gradi alcolici, tanto per dire. Quindi, come tale, arriviamo a queste concentrazioni, ma non per avere dell'alcol, bensì per avere un vino molto ricco di zuccheri, di mosto molto ricco di zuccheri. Questo mosto non è che abbia tanto alcol, non ci interessa. Queste uve, fra l'altro, non lo permettono nemmeno, non sono così ricche
di sostanze zuccherine da farne tanto alcoliche, ma la concentrazione lo porta a questo livello. Dopo la presenza dei lieviti trasformerà questo tipo di mosto in un liquido acetico, aceto, grazie ad acetobatteri che sono presenti nell'aria, e come tale si darà il via, l'inizio alla serie di produzione dell'aceto balsamico. Si metterà dopo un certo periodo di tempo il tutto dentro delle damigiane o anche delle botti di vetro, di solito le damigiane, perché sedimenti e si tolgano tutte le parti solide ancora presenti, mucillagini, sostanze che flocculano e così via, e nelle damigiane si mette dentro il prodotto più limpido possibile. Da lì, dopo qualche mese, si travasa nella badessa, la prima botte di legno, la più grande, e da lì Sì. si Benissimo. continua nel processo che abbiamo descritto. La ringrazio molto, mi scusi, Niente, ma si figuri, ma si che figuri. sono arrivata Prego. in ritardo. Comprensibile. Va bene. Grazie. Prego. Altre domande? Niente? No, tutto è chiaro. Va bene. Allora, io direi di terminare qui. La Sì. prossima settimana continueremo ancora. Ci vedremo il giorno 27, sarà l'ultima volta di questo mese di maggio. Poi continueremo, dunque vediamo a giugno, che cosa abbiamo? È un 3, il giovedì è 3, quindi siamo al di fuori di feste, di ponti. E Aveva detto lei che non ci sarebbe stato a giugno. no, ci sono. Ah, ok. Sì, col collegamento così posso essere presente. 3, 10, 17, 24. Ci Benissimo. siamo. Se non muoio, sono presente. No. Lei è immortale. Lei è immortale. Ha preso tanto aceto balsamico tradizionale. Le ho detto che era la panacea. lo so, lo so. No, no. Va bene, allora grazie della lezione, come al solito, e alla prossima. Sì, un'ultimissima cosa. Una cosa oscena. Il vino e tutti i suoi derivati nel tempo sono sempre stati una cosa molto gradita e utilizzata, non solo come bevanda o come cibo, diciamo, ma per tante altre motivazioni. Disinfettante, come vi ho detto, no? Il vino contiene alcol, l'aceto balsamico contiene delle sostanze che possono avere un aspetto terapeutico, chiamiamole così, veniva dato alle donne per lenire i dolori dei travagli del parto e così via. Un papa, Giulio II Farnese, in base a quello che diceva il suo che ha trascritto, che ha riportato ad oggi, il suo sommelier di corte, che era una volta chiamato bottigliere, lo accompagnava sempre nei suoi viaggi, anzi a volte lo precedeva perché segnalasse i posti migliori, all'epoca c'erano osterie, non c'erano 3 stelle Michelin. Questi locali dove meglio si mangiava e beveva, perché i papi anche loro erano piacevolmente attratti dal vino. Cosa facevano? Scrivevano tutto ciò che aveva a che fare con questi illustri personaggi. Questo bottigliere, Sante Farnese, che era il sommelier privato del Papa, racconta che lo usava il Papa. Parole testuali, se volete ho il testo, ve lo vado a leggere, io lo ricordo così a memoria, ma ve lo potrò leggere. Si lavava le parti intime col vino. Quindi pensate voi a che livelli eravamo. Quindi, come tale, si faceva il bidet con il vino. Contiene alcol, voi sapete che malattie si potevano trasmettere anche sessualmente, quindi l'igiene era quella che era. Loro combattevano l'igiene poi anche come cambi di vestiti, di vestiario, chiamiamolo intimo adesso, non erano come oggi e quindi la pulizia era molto precaria, no? Chi poteva si faceva questi trattamenti per essere più pulito. Così. Bene, è una particolarità. Adesso può farlo solo Bill Gates o quello di Amazon, non lo so. Beh, ma ci sono ben altri prodotti, penso. Non Va li può, io bene. non credo mai di vedere com'è che sono quei prodotti lì, per l'igiene intima qui e là, chili, ecco, Sì. chili.
base di aceto e di Piacere. vino, non credo che li sentiremo mai. Va Va bene, bene. e tenetevelo come notizia, è vera, questa è vera. È tutto qua. Va bene, Grazie. grazie Grazie ancora e a voi. buona serata a tutti. Anche a tutti voi, Grazie grazie. mille, buona serata a tutti. Buonasera, buonasera. Ecco qua Evelina che però ha il microfono spento. Noi ci risentiamo il giorno 27. Sì, la settimana prossima. Sì, ecco qua Evelina che ha ripreso. Infatti.